Sono lavori lungamente attesi ed ora partono. Ieri sera è stato presentato ai residenti di Torrette l'esecuzione del progetto Waterfront, che rivoluzionerà l'immagine delle lungomare della frazione. Finalmente Torrette, la cui vocazione predominante è quella turistica, avrà un'immagine che qualificherà il suo spirito di accoglienza. I lavori praticamente sono iniziati con l'esecuzione dei sottoservizi da parte di ASET. Quando l'intervento nel sottosuolo, con la realizzazione di nuove fogne e la posa in opera di nuove tubazioni dell'acquedotto sarà terminato, si porrà mano alla riqualificazione dei giardini Tonucci. Subito dopo si interverrà su via Stelle di Mare. Rassicurati i proprietari dei chioschi, che al momento rimarranno al di fuori dell'area interessata, in quanto saranno compresi nel secondo stralcio, così il sindaco Massimo Seri ha presentato l'intervento. Noi sappiamo che è una città di mare, Torrette è un punto importante, strategico, è un attrattore anche di ricettività di turisti e quindi diventava importante dare valore. Con questa riqualificazione portiamo un segnale forte a Torrette, che ripensiamo guardando al futuro come un investimento forte che vada a rilanciare questa realtà, ma soprattutto ci vuole recuperare quel valore che Torrette ha avuto anche in passato. Ricordo quando ero ragazzino ci veniva perché era un forte elemento di richiamo. Finalmente partono i lavori per essere ultimati prima dell'avvio della nuova stagione estiva, quindi un momento significativo, importante, ma soprattutto di prospettiva e di rilancio e di investimento per il futuro. E cosa vedremo la prossima estate a Torrette? Vedremo una riqualificazione della passeggiata con un segno forte che porta chi passeggia direttamente anche sul mare. Ovviamente non possiamo intervenire nell'area di parcheggio perché quello potrà arrivare soltanto quando risolveremo gli aspetti al di là della ferrovia, sulla quale c'è anche qui un ragionamento serio, vero, che si sta facendo con le proprietà, che si inserirà nel nuovo piano regolatore, che sarà una risposta anche ai problemi dei parcheggi, che è funzionale anche al termine della riqualificazione complessiva. Quando abbiamo parlato con gli operatori l'abbiamo sempre definito un villaggio per famiglie a cielo aperto, vicino alla città, che dà veramente ogni tipo di possibilità, con le spiagge lunghe, con possibilità di passeggiate, con servizi per i bambini, ma gli mancava una vera riqualificazione. È da troppo tempo che attendono una risposta vera da parte dell'amministrazione comunale, dei servizi all'altezza della situazione, visto che sono tanti turisti dal centro Italia, ma soprattutto anche dal nord, che arrivano e cercano destinazioni come questa. Un nuovo punto di vista che ci darà modo di comunicare questa destinazione con più forza e quindi dare più appeal a una destinazione che lo merita e con questo aiutare le attività economiche. Quindi un vero progetto, un importante progetto che dovrà avere una continuità nel futuro.